Eh sì, come avete appena visto nella schermata, è tempo di auguri, poco più di 10 giorni al Natale e ci prepariamo a questa grande festa sia del corpo che dello spirito, o meglio al contrario, sia dello spirito ma anche del corpo con la giusta consapevolezza come abbiamo avuto modo di capire grazie all'intervento delle ospiti che ci hanno appena lasciato. Adesso è il momento di ritornare allo spirito, per cui andiamo a conoscere uno degli altri amici di Padre Pio. Ma è vero che è la prima volta che io vengo a San Giovanni Rotondo. Lo spirito con cui vengo è quello anzitutto di un pellegrinaggio. Si tratta della tomba di un grande santo del nostro tempo. E come tanti vengono in pellegrinaggio, vengono per pregare, anch'io mi associo a questa schiera di persone. In secondo luogo, vengo per partecipare alla comune preparazione alla grande festa che ci sarà, la prima festa del santo canonizzato, una festa corale. Io vengo per offrire il mio umile, semplice ministero di vescovo in rapporto alla gente che viene con tanta fede e vuole prepararsi a questa festa. L'umiltà ce la insegnano i due santi che per parecchie cose sono simili, vanno su vie parallele, anche se ciascuno poi ha avuto la sua vicenda, ma questa umiltà, che era la dimensione essenziale, credo, di San Francesco, questi santi l'hanno vissuta in pieno. E diventa un messaggio per il nostro tempo, in quanto ci richiama alla nostra vera dimensione e alla nostra vera identità di creature. Senza l'umiltà non avremmo il senso di noi stessi. L'uomo non saprebbe veramente dimensionarsi di fronte alla vera realtà che è Dio, alla sua felicità che è Dio. Siamo entrati in collegamento con il nostro secondo ospite di oggi, il giornalista e docente universitario Pasquale Episcopo. Buongiorno Pasquale, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Entriamo nel vivo della nostra chiacchierata. Ho invitato il giornalista e docente universitario Pasquale Episcopo a fare due chiacchiere con noi perché il 13 dicembre è, oltre che il giorno di Santa Lucia, è anche il giorno in cui c'è una ricorrenza storica molto particolare, perché oggi, nel 1250, muore a Castelfiorentino, proprio in territorio di Capitanata, lo Stupor Mundi Federico II di Svevia, di cui Pasquale è uno studioso appassionato, per cui chiederei a Pasquale di dirci in sintesi, chi è Federico II di Svevia? Federico II di Svevia è il personaggio che tutti noi abitanti di quella provincia della Capitanata, della Puglia Piana, la Magna Capitana, come la chiamò il figlio Re Enzo. Nel primissimo italiano, se vogliamo, perché la scuola siciliana si chiamava siciliana soltanto perché era scuola del Regno di Sicilia, però aveva sede a Foggia, per cui grazie a Federico l'italiano ha fatto i primi timidissimi passi in Capitanata con la scuola siciliana e il sonetto con Jacopo D'Alentini come dire, è nato. Si è sviluppato in Puglia. Lei ha citato due aspetti, il Federico legislatore, ma anche il Federico amante della natura, direi ambientalista ante litteram. Ecco, in questi termini, con il De arte venandi cum avibus, che è un trattato scientifico, lui è un grande precursore dei tempi, perché noi oggi parliamo di cambiamento climatico, cambiamo di inquinamento, e lui già a quel tempo
con questo libro, che è un inno alla natura, oltre che a uno studio e un trattato di falconeria, sottolineò l'importanza di salvaguardare la natura e scelse la Puglia e la Capitanata in particolare perché era veramente un giardino terrestre. Oggi purtroppo non è come era 800 anni fa. L'altro aspetto, quello della legalità, è insito nella sua determinazione come sovrano illuminato, come legislatore, di istituzionalizzare, di legalizzare l'azione di governo. E quindi con le costituzioni melfitane non ha fatto altro che dare regole, ma l'obiettivo era quello di creare la pace e di creare attraverso la pace sviluppo economico. È legato a un doppio filo alla Germania, all'Italia e alla Terra Santa. Lui diventa imperatore perché i papi a quel tempo avevano una fissazione che era quella della riconquista della Terra Santa, che era nelle mani del sultano d'Egitto, quindi degli infedeli, se così li possiamo chiamare. E Federico partecipò ad una crociata da scomunicato, e questo è un fatto estremamente singolare, e lui riesce a conquistare Gerusalemme da scomunicato attraverso una negoziazione con il sultano d'Egitto Kamil al-Khalil. Quindi fu una sua crociata, perché da scomunicato non ci doveva andare come incaricato del Papa, però lui se ne infischia, lui si mette anche al di sopra del Papa, è la sua crociata, e decide di andare, di negoziare la presa di Gerusalemme, di ottenerla e di incoronarsi re di Gerusalemme. Quindi sicuramente è un sovrano che ha diverse corone. Quella di Gerusalemme era estremamente importante perché già in Germania nel 1215 ad Aquisgrana, quando viene incoronato re di Germania, lui promette di andare a Gerusalemme perché vuole riconquistare alla cristianità la Terra Santa, il Santo Sepolcro, e vuole ripetere e fare riuscire l'impresa che era purtroppo fallita nel caso del nonno Federico Barbarossa, che come sappiamo è annegato in un fiume al confine tra la Turchia e la Terra Santa. Come dicevamo, l'aspetto più interessante di questa crociata, che andrebbe messo tra virgolette, è che Federico II riesce a portare a casa il risultato quasi senza colpo ferire, perché è stata una grande opera di diplomazia quella che lui mette in atto in questa operazione. Diplomazia che, ahi noi, oggi per esempio stenta ancora a prevalere sui conflitti in atto che ben conosciamo. Assolutamente sì, se pensiamo che il patriarca Cirillo di Mosca sostiene l'azione di Vladimir Putin, questo ovviamente riporta all'attualità il personaggio Federico II di Svevia. Oggi è il 772esimo anno dalla sua scomparsa a Fiorentino, e anche per questo lo dovremmo onorare. Tra l'altro oggi noi abbiamo praticamente un solo personaggio che si sta dedicando in tutti i modi al tentativo di trovare una pace, che è il Papa Francesco. Papa Francesco, con questo nome anche molto ingombrante, tra l'altro
un personaggio coevo di Federico II di Svevia è stato Francesco d'Assisi, San Francesco, e Francesco ha tentato anche di riuscire a ottenere il Santo Sepolcro alla cristianità, non ha avuto fortuna e soltanto qualche anno prima di Federico II a Damietta è fallito il suo tentativo di convincere il sultano. Va detto però che il suo tentativo è fallito forse per un duplice motivo: lui voleva convertire al cristianesimo il sultano, e la cosa che probabilmente più ha determinato il fallimento è stato il mancato contributo del legato pontificio Pelagio, che era a capo di truppe armate e che voleva conquistare con le armi il Santo Sepolcro, cosa che non voleva fare San Francesco e cosa che non voleva fare Federico II. Ecco, tu hai aperto una parentesi molto bella che io, a cui io stavo pensando già da qualche minuto, e in realtà stavo, come dire, trattenendo, perché la curiosa coincidenza di questo periodo storico, del periodo storico in cui vive Federico II, è che è appunto lo stesso periodo storico in cui vive San Francesco. Due personaggi di straordinaria importanza, e la riprova di questa affermazione è di come ad 800 anni di distanza i due sono diventati l'uno santo patrono d'Italia e fondatore dell'ordine francescano, uno degli ordini religiosi più importanti al mondo, l'altro, come dicevamo prima, lo stupor mundi, che è riuscito ad imporre, tra virgolette, la sua figura ai libri di storia, non solo attraverso la spada, ma, come dicevamo solo qualche istante fa, anche attraverso la mediazione, la pace e la legge, perché, come stavamo anticipando nel passaggio precedente, Federico II è stato un grande legislatore, e proprio a Foggia scrive le costituzioni melfitane, che poi vengono promulgate a Melfi. Esattamente, questo non si sa, nessun libro di storia lo riporta, ed è un'ingiustizia nei confronti della città di Foggia. Le costituzioni furono concepite a Melfi, la preparazione durò quasi un anno e furono il risultato proprio del successo che aveva avuto in Terra Santa. Sono d'accordissimo con te su tutta la linea, per cui torneremo presto a parlare di Federico II di Svevia con Pasquale Episcopo, che nel frattempo saluto e ringrazio per essere stato con noi. Grazie Pasquale, quindi ci vediamo subito dopo Natale. Tanti cari auguri anche a te e a prestissimo. Ricambio. Linea alla regia.